6 sconfitte consecutive e l'ultima rimediata contro il comprensorio del Tindari. Il girone di ritorno non è iniziato nel migliore dei modi per il Torre Grotta, che deve risalire la corrente con gli under 17 e per farlo deve tornare alla vittoria. Al Pietro Gangemi rossoblu ospitano la Folgore Milazzo, che a quota 21 punti ambisce ad un posto nella griglia playoff, classifica deficitaria per il Torre Grotta, che occupa insieme alla playoff la penultima posizione in fondo alla classifica. Dopo 3 giri di lancette e morabito in profondità per Pino, fermato dall'arbitro per posizione di offside, resta qualche dubbio. Poco dopo il quarto d'ora ancora pericolosi i torresi con la palla sporcata da Bombaci, che serve Pino prova il mancino respinto da Pirri. Minuto 33, punizione battuta profonda per Errante, che prova il diagonale, si spegne sul fondo di un paio di metri, sempre e solo rossoblu, spazzata della difesa sulla quale si avventa Errante tra due calciatori avversari, anche Pino a contendergli la sfera, che poi giunge in qualche modo a Morabito, vince un contrasto, prova la rovesciata, non inquadra per un soffio lo specchio e la porta, sarebbe stato l'eurogol di giornata. Va così in archivio un primo tempo poco vivace al Pietro Gangemi. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Francesco Morabito. Al film della ripresa, Cambria a contatto con Errante, cade al limite dell'area di rigore, proteste degli ospiti che chiedevano la massima punizione non accordata dal direttore di gara. Morabito dall'altro lato già ammonito, subisce fallo e reagisce, l'arbitro estrae il rosso. Torre Grotta allora costretto a proseguire in inferiorità numerica, prova a correre ai pari mister Errante, che getta nella mischia Maieli per Bombaci. 6 minuti più tardi, ristabilita la parità numerica in campo, brutta entrata da dietro di Gulli su Errante, ineccepibile rosso sventolato dal direttore di gara al numero 5 della Folgore. 78esimo, punizione di Zirilli che termina direttamente in rete per il vantaggio torrese. A pochi minuti dal termine l'ha sbloccata la compagine rosso-blu, che ha l'occasione per raddoppiare. Poco dopo, gran botta dalla distanza ancora di Errante, che si stampa sulla traversa nel finale di gara dentro Restuccia in luogo di De Gaetano. Torre Grotta che chiude come meglio non potrebbe questa sfida, cross di Skepis per Errante, di testa fa 2-0. Torresi che tornano alla vittoria dopo 7 giornate, lo fanno affermandosi per 2-0 sulla Folgore al Pietro Gangemi. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.